Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a scavare, www.sottolexpo.it. Non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo dire che l'audio è anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congiunture. Ma gli conviene neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Allora, per chi ci scrive, ci segue da Milano, il metro più vicino credo che sia quello di Forze Nere, com'è? No, Bande Nere. Allora, in realtà ci sono due possibilità: o arrivate alla fermata di Bande Nere, perché me l'hanno detto ieri, questo lo so, Bande Nere, poi scendete, uscite dalla metropolitana, prendete l'autobus 67 che vi porta, giusto Paolo, conferma, che vi porta fino proprio all'imbocco dell'ingresso del Parco delle Cave. Oppure, se volete fare un pezzettino a piedi, scendete a Bisceglie, che è l'ultima fermata, esatto, della metro rossa, e da Bisceglie vi fate un pezzettino di strada fino ad arrivare a Viale Forze Armate, e poi lì c'è l'ingresso. Grazie Francesco per questo servizio ATM Milano. Sì, io non sono Francesco, comunque va bene lo stesso. Allora, Vincenzo Casa. Robotici, sempre lì che sta facendo la butta Robotici dentro. Ho capito bene, si è un po' impalata lì. Buonasera milanesi, siete pronti? Mi sentite tutti? Ok, adesso iniziamo ad aspettare i nostri deputati, parlamentari e consiglieri regionali che stanno arrivando direttamente dalle prime due tappe di questo Expo Tour, a cui abbiamo dato un sottotitolo: un'altra Expo era possibile, per iniziare a dire quello che davvero sta sotto a questa grande operazione di comunicazione che è Expo 2015. Quindi sappiamo benissimo che non porterà tutto quello di cui parlano, che i padiglioni luccicanti sono solo un'immagine e che sotto c'è qualcosa di molto molto diverso. Speculazione edilizia, cemento e 13 miliardi di euro in opere pubbliche collegate. Oltre che ovviamente l'interesse da parte dell''Ndrangheta, come riportano le relazioni della Commissione parlamentare antimafia, su tutti i lavori, il Movimento Terra. Tutto questo lo stiamo passando al setaccio, sia in regione che in Parlamento che al Comune di Milano. Tutto questo va tirato fuori. E oggi iniziamo proprio questo lavoro di informazione, prima di tutto. Informazione perché non c'è stato nessun altro, se non il Movimento 5 Stelle, che abbia detto di voler uscire da questa esposizione del 2015, il classico grande evento all'italiana. Siamo però qui in un luogo molto speciale, non siamo in centro, non siamo in Piazza del Duomo, siamo al Parco delle Cave, in zona 7 Milano. E quello che potete vedere
qua alla vostra destra, è ciò che rimane del cantiere delle vie d'acqua. Lì vedete le sezioni in cemento armato, gli scavi che hanno fatto di fianco agli alberi e una ruspa in fondo un po' storta, arancione. Quello che stavamo facendo e che forse siamo riusciti a fermare, anzi, diciamo, qui è successo una delle... una cosa incredibile che non è mai successa altrove in Italia, cioè che i cittadini insieme ad una parte, alcune parti politiche sono riusciti a fermare, a far cambiare l'idea su un'opera che stava a tre parchi, e questa è la prima volta che accade in Italia, i cittadini che vincono contro un'opera imposta dall'alto. Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a scavare, www.sottolexpo.it